pallone. 43-3, 43-5, eccolo qua, gli passa un millimetro. E Lorenzo, attenzione la staccata di Valentino, che tira, cosa ha fatto? Porca boia! Cosa ha fatto all'esterno? Mamma mia, massacrante! Ha frenato all'esterno sulla riga bianca e ha trovato la corda! Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno, che lucidamente ha tirato dentro il ginocchio per evitare Lorenzo, gli ha rimesso le ruote davanti andando alla corda. Si potrebbe definire un sorpasso da straccio di licenza. Straccio di licenza. Fantastico. Che Rossi, ragazzi. Che Rossi in quella staccata. Che Rossi. Io non ti conosco. Io non so chi sei. Insieme Rossi e Lorenzo con Valentino, secondo me, sogni miei. Secondo me sul rettilineo Lorenzo era passato molto vicino a Valentino, quasi in maniera cicatriziale, e Valentino gli ha risposto con questa staccata assurda. Ci riprova Lorenzo, ma Valentino mette fuori la sua gamba di salvataggio e va a prendere la corda anche dei corvi, chiudendo la porta a Lorenzo. Sta per cominciare l'ultimo giro, attenzione a quella staccata là, se avete cuore di resistere altri 20 secondi arriviamo alla staccata là in fondo, dove Rossi ha fatto una staccata da straccio di licenza. Forse non avrebbe dovuto farlo al penultimo giro, forse non avrebbe dovuto farlo al penultimo giro, perché un segnale gliel'ha sono dato. Nello stesso andiamo in pista, sono per nella favore. Stessa condizione di prima. Lorenzo dietro, che può sfruttare la scia e poi passare sul dritto ultimo e giro. Adesso sa esattamente cosa Rossi potrebbe riuscire gli a fare dall'esterno. Gli ripassa vicino vicino, gli ripassa vicino vicino, Valentino frena, stavolta non lo fa spazio. All'esterno rischia la riga bianca, attenzione addosso, dentro rischiano la sportellata. Ultimo giro con Lorenzo davanti e Rossi dietro, attenzione, attenzione, insieme tutta la gara, staccata spaventosa al penultimo giro, e adesso Lorenzo si è rimesso davanti, Valentino cerca un posto, sì, e trova un posto ed è largo, dentro, largo però, largo all'esterno, si ributta dentro Lorenzo, attenzione le due Yamaha a casa di Lorenzo, ci prova Valentino, questa staccata passa indenne con Lorenzo davanti e Rossi dietro, sta più stretto da gas, c'è ancora una staccata che è cruciale in fondo al rettilineo, aspetta un attimo, salita qui, salita poi destra e in fondo al prossimo rettilineo, devi marcargli la coda, dai Valentino, addosso, addosso qua in fondo, qua in fondo, addosso, ma via però, ma allunga via, Lorenzo. Presto, Lorenzo addosso, è stato bravo, protegge la staccata Lorenzo, oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, esterno, e si adesso prova. È dura, adesso è dura, vediamo dove si può inventare adesso qualcosa, mi sembra quasi adesso è durissima, quasi impossibile, quasi impossibile, durissima, se Lorenzo durissima, sbaglia. Sono insieme, è durissima adesso, è durissima, Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui, troppo vicino, bravi, ce la fa, è no. Entrato, non ci credo, non ci posso credere, no, cosa ce l'ha fatta, non ci non posso, ci posso credere, credere nemmeno io, grande. È impossibile, bravo, Rossi c'è, che gara, che sorpasso, come ha fatto a rimanere, che cavolo gli Stoner, volete dire, terzo. Bravo, provizioso quarto in volata, bravo, come ha fatto a entrare così forte e non, a non perdere la corda e non perdere l'avantreno e rimanere su, mi sembra di aver visto la sua moto mai muoversi visto. Però forse l'ha tenuta su qualche col mai ginocchio visto. Non ne sono sicuro, era mi piacerebbe scontato. Vederlo era scontato che non si spaventoso. Potesse passare lì dentro, spaventoso, era scontato come la staccata che gli aveva fatto all'esterno in giro.